il puzzle dei 9 punti. Ne avete mai sentito parlare? Lo scopo è quello di collegare tutti i 9 punti disegnando solo ed esclusivamente 4 o meno linee, senza mai sollevare la penna dal foglio e senza mai ripercorrere la stessa linea più di una volta. Questo puzzle può essere molto divertente, ha varie soluzioni, alcune piuttosto immediate, per altre invece bisogna saper pensare di fuori della scatola. Think outside the box, un detto inglese abbastanza noto, significa proprio questo, un'esortazione ad aprire i propri orizzonti mentali ed essere sempre pronti a trovare nuove soluzioni. Fin qui sono solo belle parole che un corporate coach potrebbe riciclarvi al prossimo meeting aziendale, ma tutto ciò che ha a che fare con il filmmaking, i video e tutto quanto il resto? Benvenuti per la 100ª volta su Teku Films, il canale che rende il videomaking accessibile a tutti. Essere un filmmaker, un fotografo o più semplicemente un creativo non è un'etichetta che viene stampata e poi appiccicata solo se usiamo quella videocamera, quell'obiettivo, quel software. Anzi, facciamo un veloce passo indietro. Da prima che l'uomo iniziasse a camminare sui suoi piedi, sì, così tanto indietro, ha sempre manifestato un'innata vena artistica, cambiavano i mezzi, i contesti, ma non il concetto alla base. La verità è che ci siamo sempre espressi, spiegati, descritti, incantati con le arti creative, pittura, poesia, musica, teatro, cinema. Allora, cosa ci differenzia dai nostri più remoti api che affrescavano grotte? In realtà non molto, quindi miei cari compagni di riprese e montaggi, pongo a voi, con tono altisonante e forse troppo echeggiante, e ho anche fatto rima, il seguente interrogativo: perché ad oggi ci stressiamo ancora di più su che penna adoperiamo per scrivere il nostro racconto, piuttosto su cosa vogliamo realmente riprodurre e soprattutto sullo spirito, sul cuore, sul cervello e la mano che tiene questa benedetta birra? Ecco a voi allora, compagni di viaggio nel mondo audiovisivo, alcuni semplici consigli che tra meno di 3 minuti vi renderanno più orgogliosi che mai di questa passione a 25 fotogrammi al secondo, o 24 se vivete oltreoceano. Quando prendete in mano una macchina fotografica, una videocamera, non usate se potete lo schermo, bensì il mirino. Guardate attraverso la videocamera e entrerete in un mondo in cui ci siete solo voi con il vostro occhio e la composizione. In questo modo sarà molto facile avere chiaro come impostare le riprese, senza distrazioni esterne, e quindi capire cosa va o cosa no, determinare la posizione della videocamera stessa nello spazio, degli attori, delle luci. Giusto, le luci. Quelle per video costano tanto, lo sappiamo, ma chi ha detto che non possiamo fare lo stesso una buona fotografia con quello che c'è già attorno a noi? Pensate fuori dalla scatola. Lo abbiamo detto non a caso 100 volte, basta solo armarsi di qualche lampadina e un po' di fantasia. Magari riprendendo forse all'aperto, ad un poetico tramonto, o magari dentro casa, usando le luci proprio come oggetti di scena con i quali gli attori possono interagire e con un solo gesto esprimere più di 1000 parole. Non dimenticate mai che le luci, come il resto, servono a raccontare una storia, la vostra storia. Ricordate quindi di farle riflettere, rimbalzare, cambiare colore, sfumatura e durezza, in base a dove vanno e dove tornano. Giocate con i colori, i riflessi, le ombre, ognuno ha una ragione di vita, e per alcuni può non essere subito lampante, ma vi garantisco che tutti poi ne troveranno un significato. Non sottovalutate mai l'audio. È la metà di ciò che rende un video semplicemente bello. Non è qualcosa come il colore che magari balza subito alla vista e ci fa emozionare, però in sottofondo crea l'ambiente che ci fa immergere nel nostro mondo. Esistono tanti tipi di microfoni e registratori per catturare il sonoro. Molti non vi servono immediatamente, infatti spesso userete solo quello della vostra videocamera. Va tutto bene, ricordate solo la solita regola d'oro. Il segreto per un audio chiaro e piacevole è tenere il microfono vicino alla sorgente. Spesso so che non è possibile, però allora possiamo usare dei convenzionali microfoni da asta, oppure dei kit wireless, oppure, pensate fuori dalla scatola, uno smartphone, nascosto dove occorre che registra separatamente il nostro audio. E quando poi avete finito le riprese, arriva la post-produzione, dove fiumi di riprese e tazze di caffè scivolano via verso gli UTframes dei titoli di coda. Scaricate o comprate un software che vi piace, usatelo in prova per 30 giorni, che sia sul PC di un amico oppure con la demo finché non scade, e quando scade rifate un altro account per avere altri giorni di prova in più. Sì, come con Netflix, avete capito. Finché però non siete certi che quello è l'ambiente familiare dove volete lavorare. Ciò che fanno gli altri è importante per collaborare e tutto quanto il resto, ma ricordate che è altrettanto importante trovarsi a proprio agio con un software. Il montaggio è un processo meccanico, di pulsanti colorati e forme d'onda. Lo storytelling invece è la costruzione di emozioni. Il resto chiunque può imparare a guidare un'auto, ma la vera domanda è: voi dove volete andare?
pensate fuori dalla scatola. Il mio modo di fare video, giusto o sbagliato che sia, è quello di curarsi relativamente dei mezzi a disposizione e piuttosto darsi sempre da fare con quello che si ha oggi. In futuro ci sarà tempo per imparare ad apprendere tecniche nuove, avanzate e più professionali. Ma a noi interessa soprattutto abbattere quel muro di vetro, no? Poi così tanto spesso, posto tra noi e il prossimo progetto. È stato un onore spendere insieme queste manciate di minuti settimanali fino a tagliare il traguardo di 100 appuntamenti con il videomaking accessibile a tutti. Vi ringrazio per averci tenuto compagnia, che sia stato solo per questo video o nel corso di questi anni. Quindi, miei compagni di viaggio, all'interno del tubo più famoso del web, questo è Teku Films, il canale che rende il videomaking accessibile a tutti. Ed io sono Daniele Cardone, e voi, finché non ci rivediamo, fate bei video. Yeah.